Buongiorno a tutti, siamo a Monte Flavio. Oggi andiamo a presentare un appartamento nel centro storico di Monte Flavio. E come potete vedere, questo qua giù sbuca, è un corridoio, c'è una strada che sbuca al centro di Monte Flavio, dove ci stanno tutti i pullman, la posta, comunque tutto abbastanza completo. L'immobile che andiamo a visitare è questo qui, come vedete. Incominciamo dalla parte superiore, perché sono su due livelli. Stiamo entrando. Questo, abbiamo la cucina con camino, come potete vedere, una cucinina. Vi faccio vedere, vedete? Qui c'è un ingresso che si dovrebbe creare in una porticina, cioè delle scalette, delle scalette per andare al piano più basso. Adesso visitiamo invece il resto della casa. Qui abbiamo uno sgabuzzino. Prometto, scusate per la luce, ma purtroppo oggi stiamo senza luce qui nell'immobile. Cercheremo di farvi un video differente la prossima volta. Questo, ecco, è un bellissimo soggiorno, come potete vedere. Qui abbiamo una cameretta. Ecco la panoramica della cameretta. Qui abbiamo la camera da letto. La particolarità di questo bagno, che ora vi farò vedere, che qui in precedenza era un balconcino dove i signori hanno creato, come potete vedere da questo balcone, un bagno dove ci sta tutto quanto: doccia, bidet, tazza e due lavandini. Ora, quello che vi sto mostrando è l'appartamento abitabile. Ora andiamo a vedere la parte invece inferiore, cioè la parte sotto, che è situata a fianco dell'appartamento. Come vedete, stiamo entrando nella seconda parte, di cui uno, se vuole, ci può ricavare o una casa più grande o due appartamenti. Questo è il lungo corridoio, di cui questo muro che sto toccando è una parete fatta in legno, perciò si può togliere e fare un'unica stanza grande. Questa è un'altra stanza abbastanza ampia, che potrebbe essere una cucina, con una cucina, un soggiorno. Qui abbiamo anche il camino, un secondo camino. Poi qui che purtroppo, come dicevo, la parte è buia e non si vede niente. Questa è un'altra stanza che purtroppo non vi posso far vedere più di tanto, però comunque è molto ampia e grandissima. Poi vi porto a una terza stanza, che può essere una bellissima camera da letto. Eccovi qui, vedete? Vi faccio notare anche che il solaio sta in perfette condizioni. E qui abbiamo un piccolo bagnetto che si da sistemare, ovviamente. Però ecco, per fare una seconda abitazione è più che sufficiente. Signori, con queste immagini io vi do appuntamento alle visite.